si devono fare da Ustica, Carlo Crisponi, da Ludine, per il loro intrattenimento. Allora, nel frattempo Gonario Denti si avvicina al palco, per cortesia, Gonario Denti. Allora, passiamo a una zona molto vicina a noi, sia come distanza chilometrica che anche come cuore. È un paese molto conosciuto in Sardegna, soprattutto in questo periodo. È un paese che ci regala ogni anno un'emozione unica, che è l'arte di Sedilo. Purtroppo quest'anno è stata macchiata da un triste evento, un incendio che purtroppo ha disturbato il paesaggio, ma qui noi tutti stiamo contribuendo a rimediare. Speriamo che sia l'ultimo di questa serie in Sardegna, perché purtroppo l'incendio della piaga si sta un po' devastando. Comunque, da Sedilo, Luca Melosu sa danza, un applauso anche a lui. Un suonatore che ormai conoscete un po' tutti vi proporrà Zuballo Sanesu, che non starò là ulteriormente a descrivere. Gonario Denti, Zuballo Sanesu. Poi ci sarà una sorpresa per tutti voi. Nel frattempo ricordo, comprate il biglietto lotteria, che contribuite anche a far sì che questo comitato abbia una maggiore sconto da parte nostra, anche per aver sostenuto diverse spese in questa festa. Quindi lotteria di Santa Margherita, premi finali, estrazione alla fine della serata. Allora adesso con Zuballo Sanesu, con Gonario Denti. Nel mentre
Io sono qua che presento, però dietro di me ci sono delle persone che fanno sì che questa serata vada in porto. Quindi Paolo Denti, che è qua vicino a me, alla console. Poi c'è Franco Cusciu, che è dietro di me, sempre alla console. E Gavino Finudi, che coordina il mix. Quindi un applauso anche per loro, che fanno sì che questa serata vada avanti. Grazie, grazie. Subano Soneggio, con Aria Denti. Thank you.
Per questo splendido ballo sanese. Allora adesso vi chiedo una particolare attenzione, perché sale sul palco una persona che forse non avete mai visto. Sono un po' distante, sì, va bene. Allora vi chiedo particolare attenzione per una persona che non è mai salita sul palco, è la prima volta che lo fa stasera. Lui ha origini di Ottana, il nonno, anzi il bisnonno era di Ottana, Santo Maria Fenudi. Lui si chiama Salvatore Fenudi, ha 9 anni, proviene da Olattirso e per la prima volta Ottana è anche orgoglioso di suonare qua nel paese del suo bisnonno. Infatti non sei natissimo, o no Salvatore? Lo sei? Sì. Beh, ovviamente. Allora, trespasso, il ballo tipico di Olattirso, Salvatore Fenudi. Un applauso ma molto caloroso, è un bambino quindi ha bisogno, è la prima volta che suona in un palco. Thank you.
Grazie Salvatore per essere stato qua con noi, a trattando il mezzo. Allora, torna sul palco, di nuovo da Lodine, per l'ennesima volta, Fabio Garcia con la chitarra e un big del panorama isolano folk, Torre di Lusso, di Dorgali, un applauso. Ovviamente tu ballo, Torre, balla Sischina, no? Ok, è schina, come dite voi Dorgali, ballo e schina. Che poi varierà nel corso della serata. Allora, Torre di Lusso, ballo e schina, Fabio Garcia, chitarra. Thank you.
Fabio Garcia da Lodine, ci ha utilizzato questo bellissimo ballo, grazie anche a voi per la partecipazione. Un ringraziamento particolare, mi ero dimenticato di farlo, a coloro che ci hanno permesso di riempire il nostro stomaco stasera. Me ne sono dimenticato e chiedo perdono a Mario Carta, a Sandro Barca, a Peppe Castanza e a tutti coloro che in cucina hanno collaborato per farci questi gnocchetti strepitosi, oltre che anche al bolletto di pecora. Grazie, un applauso, lo merito per anche loro. Allora, dalle coste della Marina di Dorgali torniamo alle coste del lago di Gusana con Antonio Mastio, che proviene da Gavoi, ci sarà su Ballo Tundu. Antonio Mastio, un applauso a Antonio Mastio. Ricordo il biglietto lotteria, sempre ve lo ricordo, fino all'ultimo comprate un euro, date una mano a questi stupendi ragazzi del comitato di Santa Margherita, un euro non costa niente, contribuite, fate una bella figura e aiutate a far sì questa festa ogni anno diventa sempre più importante, è un bel momento per tutto Ottana, ma anche diamo un esempio anche a chi viene da fuori. Ottana non è solo cimiere, non è solo caldo, anzi siamo il paese più caldo della Sardegna in tutti i sensi, sia come temperatura ma anche come ambiente, e forse un applauso ce lo meritiamo anche per questo. Grazie. Antonio Mastio da Gavoi su Ballo Tundu.